Ciao! Wow, che bei colori! Benvenuti! Sgargianti! Hai visto? Vai! Bei colori sgargianti, Vai, eh? bandiera, siamo tutti con te! Ah, che mattina, eh? Sì! Mattina presa, presissima, siamo Beato tra i fiori! e non riusciamo a trovare una persona a casa per consegnare. Vabbè. Pazienti, pazienti di trovare tutti a casa. Vabbè, dai. Allora. Abbiamo dato per scontato che oggi pioveva e la gente non usciva, E invece, invece, tac, ci ha fregato tac. tutti. Ok, allora, mettiamo delle rose arancio. Quindi ha usato un sacco Tonalità di toscolo per colorare. arancio rosso. Sì, un bouquet. Richiesto in tonalità giallo e No, arancio arancio rosso, rosso. ovviamente le rose rosse non le abbiamo messe, ma Ma. Bello. abbiamo degli strelli di garofani. Allora, andiamo a mettere dei garofani, andiamo a mettere. Dalla colorazione spettacolare, Sì, fanno mini vedere gerbere. da vicino questi garofani, eh? Guardate cos'è un garofano. Mini gerbere, I belle, fiori di una volta, i garofani. rosse e Rosse, arancio. rosse, due tonalità di arancio. Sì. E poi andiamo a mettere ovviamente la nostra L'effetto di felce contorno. e l'incarto lo faremo quando troveremo la persona a casa. Si mette in lista d'attesa anche questo Anche bouquet, però noi questo siamo bouquet. pronti, eh? Anche Siamo questo bouquet si subito mette, no? a partire ad andare a fare le commissioni. Aspettiamo solo il via, il ciak. Ma vabbè. Allora, queste sono troppo vicine, non mi piacciono. Non è un fiore molto facile da mettere nel bouquet, perché la gerbera col suo fiore occupa un bello spazio tondeggiante. Quindi quando si vanno ad utilizzare più gerbere bisogna riuscire ad dargli Il suo un'altezza spazio. per dare lo spazio a tutti, Ok, guardate che bene, in bello. modo che non si tocchino e non si diano fastidio, perché poi è brutto. Un po' di felce. Ti preparo qui un altro vaso e lo mettiamo qui Ok. in attesa di essere confezionati. E Oggi faremo tutte le confezioni. sì, dopo faremo vedere anche le varie confezioni, l'abbinamento dei nostri bottini. Ok, facciamo. Lo leghiamo e abbiamo finito anche questo, eh? Bravissimo. Questo utilizzeremo una carta arancione rossa. Eccoci qua, incarto del nostro bouquet. Allora, incarto del nostro bouquet utilizziamo la rete rossa, la rete arancio e un foglio di carta da pacco. E poi metteremo i nostri bei fiocchi, eh? La nostra nuova rete, nuova, già un Nuova, po' che già ce un po' che c'è. Sì. l'abbiamo. In carta molto particolare, Tutta carta, eh? esatto. Poi davanti vedo che hai Sì, ho fatto due fatto due fiocchini. fiocchi, adesso glieli mettiamo qua così. Ah, che pochina. Poi glieli andremo ad aprire, eh? Sempre con delicatezza perché è carta. Esatto. E poi li andiamo a chiudere con il Bicolore. nastro bicolor. Ecco che al calare della sera andiamo a consegnare anche questo bouquet. Che è pronto da stamattina.
Ecco perché chiediamo sempre di darci un numero di telefono, in modo che i fiori non soffrono, perché devono rimanere in acqua, quindi essere consegnati quando poi a casa non c'è nessuno, non si possono lasciare fuori dalla porta, perché rischiamo che trovino dei fiori appassiti e non va bene. Quindi il telefono ci aiuta sempre ad arrivare puntuali e a portare qualcosa di bello. Esatto. Perché se no la sorpresa ce l'abbiamo noi e ce l'avete voi che ce l'ho ordinato. Se lo troviamo a casa. Ecco qua. Ecco qui, beh, un capolavoro. Bello, vero? Un capolavoro di colore. Bene, allora noi vi salutiamo, vi auguriamo una buona serata e al prossimo live. Ciao ciao! Ciao.